Ciao, ciao cancro, benvenuto, bentornato e ben ritrovato in questo nuovo video. Allora, nel video di oggi andiamo a vedere chiaramente l'oroscopo per il mese di marzo. Non ti preoccupare, tranquillo, anche se lo hai visto un attimino dopo, ma qualche giorno dopo non succede niente. E vediamo che cosa ci dicono le carte. Allora, negli altri video ho utilizzato una tecnica, un metodo che si chiama linee della vita, però mi ha un po' annoiato perché questo è il penultimo video che registro, ne ho fatti 10 così, quindi questo lo voglio fare un po' diverso, un pochino. Allora, vediamo innanzitutto di capire l'amore, che è sempre curioso. Allora, vediamo come sta andando la vita sentimentale del cancro. Ok, allora è uscita la distruzione, direi che potreste essere usciti da poco da una storia d'amore, potreste aver da poco lasciato qualcuno, potrebbe esserci stato da poco o essere in corso un litigio. Sicuramente non va così bene come speravo potesse andare. Questo è poco ma sicuro. Perché c'è questa difficoltà? Che cosa è successo? La conquista. Allora, o la persona non è riuscita a mantenere alto il vostro interesse, quindi corteggiarvi costantemente, farvi sentire apprezzati, o ci ha provato con qualcun altro. Sì, credo ci sia una donna in mezzo che non c'entra niente, che è in più, quindi siete in tre, non in due. Vediamo, lui che cosa prova in questo momento? Si sente tradito dagli amici, magari gli amici sono stati la tua fonte di verità. Comunque sicuramente si sente solo e sente di non poter contare davvero su nessuno. Lei come si sente ora? Sente fuori pericolo, come se fosse riuscita a scappare dal peggio, capito la situazione com'era, e si è rifugiata dalla sua famiglia in questo momento. Vediamo, c'è la possibilità di un ritorno tra di voi o è una chiusura definitiva? Bene, ho visto due, prendo tutte e due. No, non credo, no, non credo ci sia un ritorno, penso sia un allontanamento, una chiusura definitiva, anche se uno dei due magari aveva piacere di approcciare nuovamente con voi, però o da parte di uno o da parte dell'altro c'è sicuramente un blocco chiaro. Vediamo i segni che così ci facciamo un'idea, così tiriamo un po' le somme. Allora, ne facciamo 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Allora, lo 0, ma non so da dove partire. Partiamo dalla bilancia. Allora, numero 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, potresti avere a che fare, o questa situazione potrebbe riguardare una rete. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Qualcuno che è del segno della Vergine. 3. 1, 2, 3. Qualcuno che ha del segno zodiacale del Sagittario. E aspettate perché sempre 3. 1, 2, 3. Qualcuno che ha del segno zodiacale dei Pesci. 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qualcuno che è del segno zodiacale dello scorpione. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toro e gemelli. Ok, allora, potresti... Cioè, questa situazione potrebbe riguardare o sei tu o qualcun altro, via dicendo. Qualcuno che è del segno dei pesci, ariete, toro, gemelli, vergine, scorpione e sagittario. Ci ho dato anche qualche elemento per provare a capire di chi si tratta. Ok, va bene, qui abbiamo capito. Vediamo sul lavoro. Come sta andando la tua vita lavorativa e la tua carriera? O lo studio, la scuola, l'università, insomma, quello che è. Aspettate un attimo. Lila, vieni qui. Ha paura, non so perché, di qualcosa, ma non c'è niente, però continua ad aver paura. Allora. Gli scambi, ci potrebbero essere delle trattative in corso, ma non tutto arriva alla luce, quindi qualcuno potrebbe essere che vi sta nascondendo dei dettagli sulle offerte, le proposte che state valutando. Manca sincerità. Poi, come ti senti tu ora rispetto al tuo lavoro? Non lo stai prendendo troppo con serietà, perché c'è un disequilibrio interiore da parte tua, quindi tu potresti avere alto per la testa, vedi la ricchezza capovolta, oppure già hai dei problemi personali, magari proprio con la tua persona, il tuo mindset, la tua crescita, chi vuoi essere, che cosa vuoi migliorare, non accetti l'aiuto degli altri magari. Sei un po' orgoglioso e quindi c'è proprio una mancanza. Le persone sono contente di te? La solitudine capovolta. Le persone si sentono abbracciate dalla tua presenza, come se fossi una coccola. Però non sentono la possibilità di dire sempre quello che pensano e quello che provano, anche su di te magari. La comunicazione va un po' rivista. Io ti consiglio comunque di vedere il video anche per il tuo ascendente luna e venere, perché questo discorso della comunicazione è uscito anche in altri segni, quindi potresti capire meglio di che cosa si tratta. Comunque attenzione alla comunicazione, perché qui non solo gli altri magari fanno fatica a parlare con te, ma soprattutto tu fai fatica a capire quelle che sono le intenzioni e il reale oggetto di discussione degli altri, come se non capissi realmente il significato delle cose. Vabbè, insomma, chiudiamo qui. Poi, questo abbiamo visto sul lavoro, adesso vediamo in ambito privato, quindi andiamo a vedere le tue energie, eccetera, eccetera, l'ambito personale. Prima ti leggo una frase. Nel momento in cui smetti di cercare una logica, cominci a capire tutti i perché. E poi abbiamo, a volte accade all'improvviso, cambi punto di vista e vedi le persone come realmente sono. Ecco, cerca di fare un pochino meno affidamento a quello che pensi tu degli altri, che non sempre corrisponde alla realtà, ma fai più affidamento su quello che gli altri ti mostrano essere. Comunque. Allora, come stai in questo momento? La trasformazione. Sei in evoluzione, sei in un periodo di cambiamento. Stai cercando di capire quale strada prendere. Sempre, ripeto, lontano dall'aiuto degli altri, sia mai che chiedi un consiglio. Sei soddisfatto dei tuoi progetti in corso, della tua vita sentimentale, o c'è qualcosa che vorresti sistemare?
ti manca un po' quel senso di intraprendenza, quella forza, quella grinta. Sei un po' spento, un po' mogio. Ti manca un po' la determinazione, la volontà di arrivare ad un punto specifico. Perché c'è questa luce spenta dentro di te? Ne ho viste due, le prendo tutte e due. Allora, la prova. Perché c'è qualcuno che sta mettendo alla prova la tua felicità. Sta un po' giocando con te. Scappa, non c'è quando hai bisogno. Forse c'è una donna. Forse c'è una donna, soprattutto se sei un uomo. Forse c'è una donna che ti sta scaricando le batterie. Sì, sì, sì. Sei perduto, ti senti perduto perché c'è questa donna che ha rapito la tua attenzione. Vabbè, fai i tuoi. Valuta se è il caso di perdere le energie per questa donna o se stai facendo una cavolata. Però, interessante. Interessante questa stesa, interessante. Molto interessante, molto interessante. Allora, chiudiamo la lettura di oggi e vediamo che consigli ti danno le carte. Allora, uso questi due mazzetti. Allora, partiamo dagli angeli. Anzi, confermiamo un po' i segni di prima, vediamo. Capricorno. 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 Bilancia. Bilancia. Toro, gemelli, gemelli, toro ancora, acquario, pesci e vergine. Va bene, era giusto per curiosità mia personale. Allora, vediamo un consiglio per te, Cancro. Legge della polarità numero 21. Devi prendere il timone della tua vita. Esatto. È giunto il momento di fare quella scelta che rimandi da tempo e anche di essere chi vuoi essere davvero. Perché ora non stai vivendo tu, stai vivendo in maniera apatica. Non sei realmente te stesso. Ti stai allontanando dalla versione che tu vuoi essere di te. Ritrova un po' il tuo io interiore. Arcangelo Michele, quindi hai anche la protezione dell'altro. Non aver paura di scoprire le verità, ti dicono le carte. E la legge dell'amore che abbiamo visto prima. Rallentare e prenderti del tempo per te. Esatto. E è come se il tuo cuore adesso stesse, cioè fosse ancora in guarigione da una situazione passata. Quindi non sovraccaricarlo di emozioni romantiche nuove, perché stai ancora cercando di sistemare delle difficoltà o comunque delle situazioni non risolte romantiche del tuo passato. È come se stai sistemando il pan di Spagna e ti ostini a voler mettere la crema. Non puoi, perché prima devi sistemare il pan di Spagna, bagnarlo, renderlo bello e poi metti sopra la crema. Tu sei già alla decorazione. Devi fare tutti gli step, accettare che anche il dolore arrivi nella tua vita e saperlo vivere, attraversarlo, perché tu scappi dal dolore. Hai paura del dolore. Allora, abbiamo... l'avevo pensata. Anima gemella, aspetta. Vedi, prendi del tempo e potenziamento. Ripeto, qui sull'amore ci sono delle novità, però non come vorresti tu. Prima hai da risolvere delle questioni passate. Lavora anche
sulla tua energia, perché sei molto più sicuro e puoi realizzare molto di più di quello che tu pensi di poter realizzare. E rimani un attimo dietro le quinte, non fare passi falsi. Se sei arrivato fino a qui, commenta con 14, ti mando un bacione, iscriviti, perché se no ti tiro le uova nelle finestre. E ci vediamo ad un prossimo video. Ciao Cancro!